collaborazione con Lega Pronto, il sacco frigo che non teme confronto. Cordiale saluto a tutti dalla Campagna Veneta, ci troviamo in un'azienda florioistica di Spinea in provincia di Venezia, tra stelle di Natale. Il Natale è prossimo, a tutti tanti tanti auguri. E di stelle di Natale parliamo con Vanni Manente, che è uno dei titolari di questa azienda. Un fiore che va sempre in questo momento, Vanni. Sì, speriamo, è il simbolo di Natale, negli ultimi anni è il più venduto e speriamo che la gente con questa crisi continui a comprarlo. Ecco, ne compra? Beh, certo, sì, perché ci sono di varie taglie, di varie misure. Le stelle Natale sono dalle grandi alle piccoline, dunque i prezzi sono proprio nazional popolari. A portata di tutte le tasche. Tutte le tasche, certo. Il sommario di questa puntata che dedichiamo appunto alle stelle di Natale. La crisi picchia forte, colpisce un po' tutti i consumi e ne risente anche chi lavora con le piante e i fiori. Le stelle di Natale comunque reggono, se ne trattano oltre 20 milioni in Italia. Con la CIA di Venezia ci occuperemo di radichi rossi tardivi di Treviso, l'ortaggio di Natale coltivato in provincia di Venezia come nelle province di Padova e di Treviso. Visiteremo un'azienda da dove partono non pochi radichi per il Giappone e per altri paesi. Incontreremo una operatrice giapponese. Consorzi di bonifica, votazioni piuttosto complesse, una partecipazione scarsissima, risultati che premiano la Coldiretti che ha confermato la sua capacità di essere regista del mondo agricolo veneto. A Padova, assemblea del Dairy Club, un'associazione di giovani allevatori che si sta impegnando sul piano professionale per dare dignità e innovazione al settore. È entrata in vigore la nuova etichettatura per i prodotti ittici, indica i metodi di pesca, gli allevamenti e il decongelamento, un'ulteriore garanzia di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori. E torniamo a parlare delle nostre belle stelle di Natale con Gianni Manente, stelle prevalentemente rosse. Sì, oltre alle rosse ci sono le bianche e ci sono anche quelle, diciamo, sfumate. Negli ultimi anni, eccole lì, si vuole riprendere, però la rossa è sempre quella più venduta. Adesso con la crisi, che tipo di stella si compra? Grande, piccola, media? Beh, oppure non è cambiato nulla rispetto agli anni del boom? No, beh, diciamo che è cambiato, gli anni del boom ormai sono passati, però la coltivazione della stella... diciamo si può coltivare sia in un vaso grande sia in un vasetto piccolo. Negli ultimi anni la coltiviamo anche su un vasetto, si può anche vedere lì, su un vasetto un po' più piccolo, che si adatta molto bene agli appartamenti, alle case che sono sempre più, diciamo, più piccole, e dunque il prezzo è inferiore e la gente può comprarla tranquillamente, insomma. In piccoli appartamenti, piccole stelle di Natale. Sì, ormai si vive tutto sul piccolo. E dunque è anche per il prezzo, diciamo. Le notizie dedicate all'agricoltura veneta. C'è stata una flessione per il rinnovo delle assemblee dei consorzi di bonifica che hanno interessato 1,5 milioni di elettori proprietari di immobili, terreni e fabbricati, meno quasi 5% rispetto alle precedenti elezioni. Veramente bassa la percentuale di chi si è recato nei 497 seggi aperti nel Veneto. Cittadini dunque distratti rispetto al grande tema della difesa idraulica e della sicurezza del territorio. Non sarebbe il caso di ripensare tutta l'operazione che è costata, si stima, quasi 2 milioncini? Già se ne sta discutendo. Chi è andato a votare è stato pilotato dalle organizzazioni agricole per le quali la conquista dei consorzi rappresenta un'importante partita in termini di potere sul territorio. Basti pensare che i consorzi gestiscono 25.000 km di fiumi e di canali.
Sono attualmente aperti 130 cantieri per i quali sono investiti 250 milioni. Per la manutenzione ordinaria il contributo dei consorziati si aggira sui 130 milioni all'anno. Sono cifre che fanno gola, tanta gola. È stato presentato il Dairy Club Veneto, che riunisce i giovani allevatori, la speranza del settore. L'obiettivo, hanno rilevato il presidente di ARAV, Floriano De Franceschi, e il direttore Adriano Toffoli, è preparare allevatori sempre più formati e consapevoli del loro ruolo e del fatto che il lavoro installa un forte valore sociale, dato che il latte è tra gli alimenti fondamentali per la vita. L'incontro si è svolto nello storico Istituto Agrario Padovano Duca degli Abruzzi, che quest'anno ha avuto un incremento del 30% di allievi. È passato da 800 a 1100 studenti, un segnale positivo che conferma un rinnovato interesse per il lavoro agricolo. È in vigore la nuova etichetta per il pesce, che indicherà i metodi di pesca, l'origine dell'allevamento e il decongelamento. La disposizione è partita dal 13 dicembre. Valgono poi tutte le norme che riguardano i prodotti alimentari. Nell'etichetta sono previste inoltre altre informazioni che consentiranno nell'insieme una forte tutela per il consumatore, scoraggiando la messa in circolazione di prodotto di dubbia origine e qualità. Maggiori incombenze per i pescatori, ma a questo punto anche maggiori garanzie sull'identità del pesce pescato o allevato, un punto a favore della produzione nazionale. È possibile il turismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e capace di valorizzare il territorio. Si presenta anzi come una necessità. Proposte, progetti ed esperienze sono stati presentati a Valle Vecchia di Caorle, in provincia di Venezia, nell'azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura, che è un esempio positivo di agricoltura sostenibile inserita in un eccezionale contesto lagunare. È stato un ricco scambio di valutazioni sul che fare per promuovere iniziative valide e interessanti finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema. Sono state illustrate le esperienze in atto e le potenzialità alla luce di progetti innovativi per la gestione del territorio. Siamo sempre un'azienda florovivaistica di Spinea, in provincia di Venezia, con Vanni Manente. Parliamo di prezzi, è sempre difficile parlare di prezzi, ma è il caso di farlo, ecco. No, e allora noi vendiamo, cioè, la Stella Natale la coltiviamo dalla piantina, dalla talea, fino alla vendita al pubblico, diciamo al consumatore finale. Dunque i nostri prezzi sono molto calmierati. Partiamo dal vasetto piccolo a 1 euro, 1,50 euro, e arriviamo al vaso grande anche a 10-11 euro. Dopo le stelle di Natale si prestano alla coltivazione anche ad alberello, a cespuglio, cioè si prestano a molte coltivazioni e i prezzi variano anche da 20 a 30 euro, ma dipende. I prezzi comunque sono fermi a 10-15 anni fa. Senta Vanni, una volta che queste stelle sfioriscono, si buttano via oppure le piante possono essere recuperate e farle rifiorire nel Natale prossimo? Diciamo che noi coltiviamo un tipo di stella che è una razza, la Premium, che si presta anche ad essere ricoltivata. C'è gente che mi dice che li ha fiorito anche in casa, anche l'anno, il Natale successivo. Tanto bella come la nostra non può ricoltivarla naturalmente in casa. La serra si presta alla ricoltivazione di una stella bella per regalarla. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità,